Buongiorno a tutti, Ipsos è un'azienda che fa ricerca di mercato, quindi facciamo tutt'altro lavoro rispetto magari a molti di voi. Da diversi anni ci occupiamo di temi di sostenibilità e dell'ambiente. La cosa interessante è che questi temi, che sono sempre rimasti sotto traccia fino a poco tempo fa, diciamo in Italia dall'Expo, nel resto d'Europa da una decina d'anni, nel mondo dopo la crisi, stanno guadagnando molto molto interesse. Stanno guadagnando interesse presso le aziende, presso gli operatori economici, presso le istituzioni. Ci siamo posti il problema anche di che cosa succede sul consumatore. Beh, innanzitutto, questi sono dati a livello mondiale della nostra ricerca, le persone percepiscono che il clima sta cambiando, percepiscono un aumento di temperatura. Non la vivono però come la viveva Snoopy, come un'ottima opportunità per buttarsi in un mare e fare un bagno, ma la vivono con preoccupazione. C'è l'idea diffusa in tutto il mondo, Italia compresa, in Italia un po' sopra la media, che siamo alle soglie di un disastro ambientale. Essere alle soglie vuol dire non essere ancora in un disastro, però avere la percezione che le cose non stiano andando per niente bene. E in questo ci si sente responsabili. Comunque sia l'idea che in un modo o nell'altro ognuno di noi abbia contribuito a essere un pezzetto di questo problema. Di aver contribuito, ad esempio, alle isole di rifiuti nei mari e negli oceani. Parto da tanti anni fa, da 30 anni fa, non so chi lo conosca, Alex Langer è stato un politico italiano, e cosa ci raccontava? Che il problema ambientale, il problema dell'inquinamento, non derivava da una cricca di persone cattive che volevano in qualche modo distruggere il pianeta, ma aveva un grande consenso di popolo. Era il mondo dell'usa e getta, era il mondo dove la facilità d'uso e la facilità che consentiva lo sviluppo tecnologico rendeva tutti tranquillamente gaudenti consumatori spensierati delle conseguenze delle proprie azioni. Ma questo consenso fortunatamente sta venendo meno. Alexander è uno dei primi che ha messo in connessione in maniera molto facile il tema dell'ecologia, della disuguaglianza e della pace. Cose che 30 anni fa in pochi raccontavano in questo modo. Bene, la consapevolezza sta aumentando. Il 20% degli italiani sa che cosa voglia dire essere sostenibile. Adesso poi lo sappiano in maniera completa, eccetera. Ma lo sanno. Un 52% lo conoscono a grandi linee, un 22% ha sentito parlare, solo un 6% non ha neanche mai sentito parlare di questo tema. Guardate che in pochi anni, dal 2014, coloro che lo conoscono bene sono cresciuti di tanto, dal 12 al 20%. Quindi un tema che sta entrando nell'orecchio, sta entrando nella testa delle persone e i comportamenti virtuosi appaiono in crescita. Che non vuol dire che tutti si comportino in maniera perfetta, ma che la gente sta tentando in qualche modo di comportarsi meglio. È più incline al sacrificio personale, fare un po' più fatica, e anche a quello economico, magari spendere di più per un prodotto che in qualche modo è migliore, inquina meno o ha un impatto ambientale o sociale più basso. E comunque si avverte l'esigenza e l'urgenza di agire. Difatti il 34% delle persone in Italia e il 49% in Europa dichiara di aver fatto qualcosa di concreto per contribuire al cambiamento climatico. Sono dati di Eurobarometro, quindi non nostro. Tutta questa tensione però non ci deve far pensare che sia ormai molto maturo. Abbiamo classificato i cittadini, abbiamo un 20% che sono effettivamente informati e che cercano di consumare e di avere un atteggiamento quasi quotidiano di attenzione a quello che fanno. Sono 1 su 5, sono tanti, sono pochi, non sono pochissimi, sono comunque un mercato a cui ci si può rivolgere, è qualcuno che è abbastanza grande da fare massa
ma la vera massa sono il 50% di aperti, ossia quelle persone che in qualche modo avvertono il problema, in qualche modo se ne rendono conto, in qualche modo ci riflettono, ma sono un po' più passivi degli altri, un po' più disinformati, un po' più comodi, sono sulla soglia, potrebbero fare un passo avanti o potrebbero rimanere fermi o quasi fare un passo indietro. Poi abbiamo un 13% di scettici, persone che non è che non ritengano il problema urgente e importante, ma non credono che nessuno lo stia affrontando veramente, non le aziende, non le istituzioni, e quindi di fatto a tutte le proposte che vengono fatte più sostenibili sono freddi. Perché? Perché non ci credono. Perché pensano che sia solo greenwashing, perché pensano che tutto sommato nessuno voglia fare nulla di serio. Sono potenzialmente dei sostenitori, ma che la vita li ha portati a essere un pochino più freddi rispetto al fatto che si possa salvare un po' il mondo. E poi ci sono un 17% indifferenti, che è una parte piccola, sì, però se pensate che più o meno una persona su sei non si preoccupa di inquinare, vedete che non è un numero così piccolo. E come dice la Gramsci, odiamo gli indifferenti, perché sono quelli più difficili da smuovere. Lo scettico può essere convinto, l'aperto può essere in qualche modo coinvolto, il sostenitore non va deluso, l'indifferente è più difficile. Che cosa spinge queste persone? Beh, saremmo tutti pensati da lei, a dire, sono spinti dall'etica fino a un certo punto. Alla fine l'etica è un elemento che è sempre esistito, è molto presente su quelli che sono veramente sostenitori, ma riguarda una nicchia di persone. Il grosso delle persone è spinta dalla paura, è preoccupata, è spaventata. Che è una forza molto grande, però è una forza emotiva, è una forza spesso poco razionale, quindi può essere superata da altre paure, da una crisi economica, o ci si può abituare, come si dice, si può imparare a vivere sotto le bombe. L'altro grande elemento invece che sta emergendo è che è molto importante che chi lavora in un'azienda, chi ragiona per le aziende, chi si occupa di marketing e comunicazione tenga bene a mente, è che se una volta il prodotto sostenibile, il prodotto ecocompatibile, il prodotto ecologico era un prodotto che era percepito buono per l'ambiente ma sfigato nelle proprie capacità, nelle proprie performance, nelle proprie capacità di soddisfare il bisogno del prodotto, questo è cambiato. Il prodotto sostenibile in questo momento è percepito come un prodotto dove c'è più ricerca, più attenzione alla filiera, più, e quindi è un prodotto di qualità superiore, che magari costa di più, ma non è più il prodotto sfortunato ma sostenibile, ma il prodotto considerato top di gamma. È il prodotto dove c'è l'idea che le cose vadano meglio. E per quanto non necessariamente il bio sia sostenibile, non apro qui questo capitolo, che chi ha fatto tanto su questo? Il mondo del biologico e il mondo dell'elettrodomestico, dove ha messo una delle poche cose su cui il consumatore si fida e che capisce, le certificazioni energetiche A+++. Chi compra una lavatrice 1000 A++ lo fa in parte per il risparmio energetico, ma lo fa anche perché ha l'idea che quel prodotto sia tecnologicamente più avanzato degli altri. Questa invece è una grande forza che può veramente cambiare il mercato. La paura può passare, ci si può abituare, all'idea che la qualità passi per la sostenibilità invece è un'idea su cui si può costruire delle offerte di valore molto importanti. La plastica è un problema molto serio. Perché uso la plastica? Perché è un tema molto dibattuto, è un problema sul che il consumatore effettivamente si sta muovendo. Perché per lo percepisce come un problema serio, quasi nessuno lo ritiene un non problema. Per qualcuno può essere risolto ed è un problema quando non è adeguatamente riciclato, però vi rendete conto che per il 97% è un problema effettivo. Ed è anche un problema, scusate, tento di fare questa mossa. The ride! Oh my love! No!
talmente sta diventando una cosa di sentire comune che si rischia di andare verso l'ossessione. Vedete, la povera Greta che è stata accusata e insultata perché sul treno ha avuto il coraggio di mangiare i prodotti contenuti in una confezione di plastica. E lei ha dettato la risposta che danno tutti, quella che c'era, quella che mi serviva a conservare questo prodotto in quel momento. Però quando il consumatore reagisce spinto dalla paura e senza un ragionamento positivo, poi a un certo punto inizia a non discernere più tra che cosa è necessario, cosa è utile e cosa è effettivamente superfluo e dannoso. L'altro rischio grosso, sempre uso Greta, è il rischio banalizzazione, il rischio che tutto questo diventi qualcosa su cui non ci si ragiona più e poi diventi quasi divertente e dopo un po' passa in secondo piano. Ma al netto di questi due rischi, il problema è sentito e il problema in questo momento rimane. Rimane considerando anche il fatto che se noi ragioniamo in termini di sostenibilità, non è detto che un mondo senza plastica sia necessariamente molto più sostenibile di un mondo che usa la plastica, perché il punto è cercare di capire quando questa è necessaria, quando è utile e quanto è possibile ricostruire un percorso di economia circolare che in qualche modo consenta al prodotto di avere tante vite e di non finire negli oceani o in bocca a qualche pesce. Le aziende sono chiamate in prima persona a occuparsene. In Italia un po' meno, però vedete che il 52% degli italiani comunque condivide il fatto di cercare delle marche che aiutino a fare la differenza sul mondo. Io posso impegnarmi, ma se trovo qualcuno che mi aiuta a fare questo lavoro, tendenzialmente lo fa per me, sono più contento. Sono più contento perché mi facilita il compito e io sono un pochino più sicuro. E che cosa vuol dire questo? Vuol dire fondamentalmente ridurre l'emissione e l'impatto ambientale. Quindi in questo momento questo tema è molto diffuso. Ora, piccolo spazio pubblicità, questo è un modello reputazionale di Ipsos, cui quanto più alta la reputazione di un'azienda, tanto più il cliente è legato, o lo stakeholder in qualche modo è legato, si fida e parla bene. I pilastri che sostengono la reputazione sono l'offerta al mercato, la percezione di eticità, gli economics e la visione del futuro. Se vedete i pilastri che sostengono la reputazione, il fatto di essere sostenibile entra almeno in 3 su 4. Nel primo, perché abbiamo visto che è sempre più legato al fatto di avere un'offerta superiore, a avere prodotti sostenibili. Ovviamente nella percezione etica, perché un'azienda che si comporta bene ha visione per il futuro, ma anche sugli economics si inizia a pensare che sostenibilità non sia incompatibile con gli economics. Intanto perché il consumatore ce lo dice. Un'azienda che è socialmente responsabile viene più scelta come fornitore di prodotti e servizi, ci si investe più tranquillamente denaro, la si consiglia più facilmente a un ragazzo brillante che cerca lavoro e attenzione che l'employer branding, che è un tema che crescerà molto in futuro, quando ci rivolgiamo a millennials e persone più giovani sono sempre più attenti. E sei anche disposto a pagare di più, certo, meno rispetto alle altre cose, ma 2 su 3 sono disposti a metterci più soldi. Direte, vabbè, questo lo dicono i consumatori. L'indagine a livello europeo su manager di 5 paesi, chiedendogli quanto siete soddisfatti della vostra reputazione e classificando le aziende a loro insaputa rispetto al fatto che avessero attivato o meno dei processi di economia circolare, fa sì che chi l'ha attivato è anche più contento della sua reputazione. Questa non è una domanda diretta, è un'analisi indiretta, quindi lo dice il consumatore e di fatto ce lo restituiscono i manager. Ce lo dice anche un'analisi di Unioncamere e Fondazione Simbola che ha analizzato dal 2014 al 2016 circa 5.000 bilanci di aziende. Bene, le aziende che hanno investito in green hanno avuto un fatturato più alto, un export maggiore e hanno avuto più, sono aumentate anche come dipendenti. Certo, potremmo pensare che queste aziende
hanno manager migliori, più aggiornati, più visionari, quindi in grado non solo di investire in sostenibilità, ma anche in qualche modo di gestire meglio l'azienda. Bene, però comunque questa cosa ci restituisce che sostenibile e capacità di produrre profitto e reddito non sono in contraddizione, anzi vanno spesso in pari passo. Ma tutto questo c'è un ma. Il consumatore fa molta difficoltà a capire quale sia un'azienda sostenibile. Tant'è che la sua conclusione è che le aziende non stiano facendo abbastanza. Tornando al tema della plastica, al tema del PEC, la sostenibilità assume un ruolo crescente. Perché è importante il PEC per valutare un'azienda? Perché alla fine di tutto quello che un'azienda fa, vi dice del prodotto, a voi rimane in mano spesso la confezione. A tutti noi. E sulla confezione leggiamo le informazioni, ci facciamo un'idea di che cosa c'è dentro, ci facciamo un'idea del prodotto. E quindi in una situazione in cui è difficile farci percepire come sostenibili, il PEC è un ottimo strumento, perché è quello che poi, rimanendo nella casa, aiuta a raccontare di sé. Qui adesso non so cosa io abbia schiacciato. Tant'è che nel ragionare sui PEC non è più solo importante capire quanto stimoli la memoria, sia in grado di farsi scegliere e farsi bene utilizzare dal consumatore, ma entra sempre di più la valutazione di: e alla fine cosa me ne faccio? Dove le butto queste 600 cialdini? È un esempio senza citare le aziende. Qui io continuo a sbagliare il tasto. No? Certo, le aziende sono importanti, ma soprattutto il consumatore ritiene che tutti i soggetti debbano essere coinvolti, loro stessi, le aziende e il policy maker, cioè chi prende le decisioni, perché sono tutti responsabili in modo uguale. È vero che poi al secondo posto abbiamo le aziende. Un giorno ce la farò, poi sta finita. A tal punto è preoccupato il consumatore che 9 su 10 sono favorevoli a un qualche tipo di intervento pubblico che, a prescindere dalle logiche di mercato, intervenga in maniera molto forte e decisa nel proporre e nell'agevolare dei modelli che in qualche modo evitino il rifiuto e consentano di avere quindi una produzione più sostenibile. Obbligare l'amministrazione a aumentare la gamma di prodotti sostenibili, perché ci si rende conto che molte volte uno potrebbe anche fare meglio, ma non sa dove buttare alcune cose, non sa cosa farne, non sa se siano riciclabili o meno, o non lo sono. Tassare i negozi, poi ci si sbizzarrisce su un sacco di cose. Perché il consumatore è preoccupato del PEC sull'ambiente. Il PEC gli parla, il PEC gli racconta di sostenibilità, fanno fatica a capire quali aziende sono sostenibili, e in Italia è cresciuta di 7 punti in 2 anni l'idea che la preoccupazione legata al PEC sia un tema importante. E se da una parte il consumatore vuole obbligare la pubblica amministrazione a fare qualcosa, dall'altra lui stesso cerca di attivarsi, come acquistando prodotti realizzati con materiali riciclati, riutilizzando articoli monouso, anche smettendo di acquistare alcuni beni con imballaggi che gli danno dei problemi. Certo, questo è un dichiarato, poi nella vita di tutti i giorni magari non lo fa, però attenzione, perché questa consapevolezza sta crescendo. Anche perché nessuno lo aiuta nel suo tentativo di comportarsi bene, quindi vivere in maniera un po' circolare. Perché? Perché molte volte anche i simboli di riciclaggio sono per lui ignoti. Abbiamo, se vogliamo, poco più di 1 su 3 che si destreggia bene, un 37%, un 38% si destreggia a fatica, un altro 25% veramente è in difficoltà. E quando guardiamo i simboli ci rendiamo conto che su molti il consumatore non ha la più pallida idea di che cosa siano.
e quindi anche quando si vuole comportare bene si trova smarrito. In tutto ciò quindi ragiona spesso in maniera istintiva. Carta e vetro vanno bene perché gli è chiaro che si possono riciclare, ormai l'ha capito, la plastica diventa un problema, l'alluminio, il Tetra Pak non sa come gestirlo in molti casi, quindi diventa un materiale con cui diciamo si rapporta con difficoltà anche l'alluminio, nonostante una riciclabilità molto alta e dei materiali ritenuti meno sostenibili. Quindi la plastica all'ultimo posto, carta e vetro. Ma attenzione, perché il consumatore comunque riconosce delle caratteristiche positive alla plastica. Si rende conto che tante cose, la vita gli è tanto più semplice grazie a materie plastiche. Tant'è che quando gli andiamo a parlare o a proporre bioplastica o gli parliamo di, non solo di plastica, ma di plastica riciclabile, ritorna molto molto più aperto verso le materie plastiche. Perché? Perché ne capisce il fatto che non sia uno spreco, non finisca nel mare, ma in qualche modo sia possibile avere anche la plastica come materiale di fatto circolare. E su questo molte aziende stanno reagendo. Come questa azienda americana di birra che ha fatto il raccoglitore delle sei lattine di birra in materiale edibile per gli animali. Quindi anche se finisce in mare buttato dal pescatore distratto, la tartaruga se lo può mangiare. Alcune aziende come Procter & Gamble, cioè non parliamo di aziendine, mentre quella di prima è un piccolo produttore di birra, Procter & Procter, cioè la più grande scuola di marketing probabilmente nel mondo, se c'è qualcuno di Unilever non si offenda, fa la bottiglia di plastica, da plastica riciclata, ripresa dalle isole di plastica. Risolvendo il problema e sottolineando anche che si può riciclare. Un caso italiano di PEC sostenibile, questa azienda produce fagiolo e col fagiolo si fa anche il PEC. Vedete quanto parla questo PEC dell'azienda, della sua cultura aziendale? A tutti voi che non avete probabilmente mai visto, io l'ho scoperto facendo questo studio così. Questo PEC poi è smaltibile nell'umido. Ora, sono in conclusione. La preoccupazione è alta. La preoccupazione verso la plastica è molto forte. La plastica è qualcosa che parla delle aziende. Perché? Perché entra tantissimo, oltre che nel prodotto, proprio nel suo confezionamento e nell'imballaggio. Ma alla fine le persone, per quanto pensino di essere alle soglie di un disastro ambientale, sono ancora fiduciose che la tecnologia dia una mano a risolvere il problema della plastica e anche, in qualche modo, tecnologia e energie rinnovabili, come tra l'altro è stato affrontato anche nell'intervento precedente, consentono di avere, in fondo, non si sa se una speranza, ma comunque un moderato ottimismo, che in qualche modo ce la si possa fare. E quindi è questione sostanzialmente di volontà e di capacità di implementare un sistema che non si limiti a distruggere, ma in qualche modo consenta di migliorare, quindi di preservare questo pianeta, con l'idea che di pianeti B al momento non ce ne sono, ne troveremo, ma chissà. E con questo io ho concluso l'intervento. Le domande. Qualche domanda. Quanti di voi stanno tentando di usare meno plastica possibile? E quanti lo facevano già 5 anni fa? Abbiamo già un buon campione. Questo quanto modifica le vostre scelte di acquisto? Nel senso che modifica il tipo di prodotto che scegliete o cercate lo stesso prodotto in un confezionamento diverso?
chi è che vuole esprimere il suo pensiero? Ti portiamo il microfono. Qualcuno che ha cambiato il suo atteggiamento, cosa ha fatto di concreto? Se c'è qualcuno che vuole. Io per esempio ho iniziato a comprare lo shampoo compatto piuttosto che il dentifricio compatto. Il problema è che adesso c'è una marca in particolare, almeno una che conosco io, che produce il dentifricio in pastigliette piccoline. Il problema è che lo mettono dentro a una boccettina di plastica e quindi per me non è, cioè, il mio intento è stato vanificato dal packaging proprio. Useranno meno. Banalmente frutta e verdura, dal supermercato al mercato agricolo della città, quindi senza, sì, semplicemente il packaging e il sovrapackaging. Io con il detersivo non lo compro più, vado, sono io che parlo. Io con il detersivo praticamente mi avvalgo delle lavanderie che vai ad acquistare, vai con la tua bottiglia vecchia, diciamo, e riacquisti il detersivo. Alla spina. Alla spina, esattamente. Anni fa, 10 anni fa, tutti quelli che lanciavano il prodotto alla spina ebbero un grande fallimento. Adesso invece stanno tornando perché è cambiato l'atteggiamento. 10 anni fa era forse troppo presto. Adesso ricordo una grande catena, sì, di distribuzione, vero, che aveva messo i silos che rimanevano sempre abbastanza buono. È vero, perché difatti, beh, io sono di Padova e c'erano proprio negozi, 10 anni fa mi ricordo questi negozi, perché c'è anche un'azienda padovana che aveva investito moltissimo e c'è un negozio dove compravi detersivo alla spina di tutti i tipi, tipo dall'ammorbidente, quello per i piatti, la lavastoviglie, però non ha funzionato. Hanno cambiato la locazione, gli hanno messo nelle lavanderie a secco e ha ripreso vigore. Ha ripreso spazio. Sì, sì, anche, forse sarà anche perché magari come pensano la lavanderia secco offre un prodotto di qualità e professionale, perché molti pensavano che il detersivo alla spina non avesse efficacia, non avesse potere pulente. Invece, e quella vecchia idea che il prodotto sostenibile fosse un po' di serie B come performance, che invece sta venendo meno. Esattamente, poi anche da noi, anche noi ci sono molti mercati, li chiamiamo agripolis noi, dove praticamente vai a fare la spesa e ti danno la cassetta, il legno. Sì, vedo anche un signore dell'Alto Adige dove le biochiste esistevano già da diversi anni. E bello, no? Ma anche io, ad esempio, a Milano, adesso non so quanti conoscano, c'è qualcuno di Milano qua? Cortiglia, effettivamente, che ti porta a casa tutto nel sacchetto di carta, anzi, se vuoi gli ridai l'imballaggio che hai usato, e se lo riportano via. Io cerco di convincere ogni volta a prenderselo direttamente, senza tenerlo in casa, più o meno lo convinco. Quindi, però ti consente di eliminare. Poi, in questo caso bisogna fare un calcolo complessivo di impatto ambientale, i furgoni che girano, però al momento, diciamo, questa cosa, quantomeno come packaging, è molto molto migliorata. Bene, beh, ti faccio un'ultima domanda, visto che nessuno vuole farti domande, dopo ti salutiamo. Allora, facendo un sondaggio. Secondo te quanto questo cambiamento quanto è importante e quanto lo vedi realizzato nel breve? Realizzato nel breve poco. Importante tanto. È un processo in cui devono essere coinvolti tutti, perché solo il consumatore da solo prima o poi si stufa se non è quindi seguito. Anche le amministrazioni. Le amministrazioni, le aziende, in realtà molte amministrazioni stanno facendo le cose. Adesso la legge sull'economia circolare approvata dal Parlamento europeo a firma di una deputata italiana. Ci vuole tempo. Gli obiettivi che sono stati messi 2030 presumo siano un buon indicatore, ma difficilmente verranno raggiunti. È un processo che deve andare avanti in maniera collettiva. Forse questo è un momento in cui il consumatore sta dando una spinta più forte rispetto alle amministrazioni, che invece l'ha data in un momento precedente. Ma soprattutto è un momento in cui le aziende stanno cambiando atteggiamento. Stanno cambiando atteggiamento anche perché non l'ho affrontato oggi. Alla fine un modello di produzione sostenibile, a parte i risultati economici che ho detto, riduce i rischi, perché tu controlli tutta la filiera bene comunque. Quindi questo è un elemento.
direttiva UE che avrà impatto diciamo sul 2021, parliamo di plastica usa e getta, dal suo punto di vista che impatto potrebbe avere e ne approfitteranno diciamo le aziende del retail, grande distribuzione per buttarsi su questa che è indubbiamente un diciamo, modello da cavalcare tra virgolette, cioè Google Trends dice questo quantomeno. E sicuramente ha un impatto sia specifico perché elimina una serie di prodotti, sia simbolicamente perché segna una direzione. Quindi è una situazione in cui la normativa, che chiaramente distorce un po' il mercato come qualunque normativa che viene a intervenire su un mercato già in essere, però lo distorce probabilmente in maniera positiva. Il rischio vero è avere una psicosi che poi va a passare. Quindi quanto più la normativa cerca di essere razionale, dare i tempi giusti di adeguamento, di non innescare una psicosi, tanto più questa cosa non funziona. Funziona perché lavora sugli elementi positivi e razionali e non sulla paura. Questa normativa tutto sommato va a colpire una piccola parte del problema, come è stata in Italia quella del sacchetto che sono noi. Facemmo delle indagini prima o dopo, erano tutti favorevoli, tranne quel 15% che però è riuscito a fare abbastanza confusione per gli altri 85%. Tutto sommato sono dei segnali che vanno nella giusta direzione. Il problema dell'adeguamento è che è ancora molto comodo usare un determinato stile di consumo. Questa comodità non la stiamo pagando, bisogna far capire sempre di più che ha un costo e a quel punto verrà un po' meno anche la sua comodità, per cui ci vorrà tempo. Speriamo prima che la Groenlandia non sia come il Texas e cose di questo tipo. Speriamo, sì, se non sarebbe triste. Altre domande? Aspetta che ti diamo il microfono. Penso sia per la registrazione. E la sostenibilità è un tema attualissimo e grave, oserei dire, a prescindere dal web marketing. Che cosa può fare il web marketing per aiutare la sostenibilità? O quale connessione c'è fra queste due cose? Allora, devo fare una premessa. Ormai, secondo me, è un po' arcaico parlare di web marketing e non di marketing. Detto questo, la capacità del marketing, prendendola, io mi occupo di questa roba, mi occupo di brand, è raccontare e mettere in evidenza il valore di quello che si propone. Raccontare il valore consente anche di spiegare bene perché vengono prese alcune scelte che magari in prima battuta possono sembrare controintuitive o in qualche modo sbagliate. Spiegare perché una cosa sostenibile magari abbia un processo più lungo e costi di più. Spiegare perché l'azienda ha fatto una scelta sostenibile. Come racconterà un mio collega domani, Andrea Fagnoni, che parlerà del fatto che le marche in qualche modo siano chiamate a prendere posizione sui temi, questo è compito del marketing e della comunicazione. In qualche modo far sì che questo processo sia accompagnato positivamente. Prendiamo anche il tema del PEC. Il PEC è fondamentale. Il PEC non è solo un elemento di involucro, è un elemento di dialogo continuo. E questo elemento di dialogo può dialogare raccontando cose diverse. Cosa c'entra il web marketing col PEC? Beh, ma sul web io non è che vedo il prodotto solo nelle sue funzioni, lo vedo come confezione, mi arriva come confezione. E soprattutto è uno strumento potente per raccontare delle storie a un pubblico vastissimo a un costo molto ridotto.
quell'azienda di prima che produce birra, che è una piccola azienda americana, ha avuto la possibilità, proprio grazie all'idea che ha avuto, ma alla capacità di raccontarla sul web, di avere una quantità di visualizzazioni, di interesse alla propria azienda e di ritorno commerciale pazzesco, cosa che avrebbe avuto gran fatica a fare in un mondo tradizionale. Il mondo tradizionale sarebbe rimasto una cosa circoscritta e soprattutto non avrebbe avuto la possibilità che noi dall'altra parte del mondo, l'anno dopo, andiamo a raccontarlo e quindi a far capire come si possa creare valore in questo modo. Quindi c'ha una grande, secondo me ha una grande responsabilità, in generale il marketing. Poi so che sono qui a web marketing, diciamo, festival, ma ormai secondo me è tutt'uno. Diciamo, io parlerei di strategie integrate del marketing online con il marketing offline, in una struttura proprio di tipo omnichannel, dove praticamente si fa comunicazione con un focus comune, che in questo caso è la sensibilizzazione alla sostenibilità, alla circular economy e al riciclo, e andando a sfruttare tutti i canali che il marketing ci offre, ci propone, con la comunicazione. Anche perché anche tutto il processo di passaggio di alcuni servizi da fisico al virtuale ha comunque riduce l'impatto ambientale. Tutto ciò per cui non è più necessario in qualche modo avere la fisicità non usa materia, usa un po' di energia, ma usa un'energia così più bassa rispetto a produrre una cosa, spostarla, farla arrivare. Il foglio di carta del mio biglietto del treno è vero che costa poco, però se li metto insieme non è più necessario.